Benvenuto, il mio nome è Davide Berti e sono un consulente finanziario. Reddito e patrimonio sono due elementi che vanno a determinare il livello di risparmio nel tenore di vita di un individuo. Il reddito rappresenta un flusso di ricchezza percepito da un individuo durante un periodo di tempo. Lo stesso si contrappone al concetto di patrimonio, dove con patrimonio invece si intende la ricchezza in un dato istante di tempo espressa in termini monetari. Dalla definizione di reddito e patrimonio possiamo dedurre due importanti evidenze. La prima è che il reddito è un flusso, mentre il patrimonio è una disponibilità finanziaria in un preciso momento. E poi che il reddito, o meglio l'accantonamento nel tempo di una parte del reddito, va a determinare il patrimonio di un individuo. L'ammontare di reddito che un individuo incassa dipende dalla sua posizione lavorativa, mentre il patrimonio di un individuo dipende sia dall'ammontare di reddito accantonato nel corso di una vita, ed eventualmente rivalutato mediante investimenti in natura finanziaria e non, sia dall'ammontare di patrimonio trasmesso da familiari defunti, o soldi comunque che gli sono stati donati. Dire cosa sia meglio tra patrimonio e reddito è molto complicato ed è un elemento puramente soggettivo. Alla domanda è meglio avere un lavoro che garantisce un reddito mensile di 20.000 euro al mese? Oppure è meglio avere un patrimonio di 2 milioni di euro? Beh, le risposte sarebbero differenti a seconda dell'età di una persona e a seconda della sua condizione reddituale, patrimoniale, attuale e prospettica. Un pensionato il cui patrimonio è inferiore ai 2 milioni potrebbe preferire il patrimonio, mentre il giovane che ha iniziato a lavorare davanti ai 30 anni di lavoro propenderebbe indubbiamente verso un flusso di rendita da 20.000 euro al mese. Anziché focalizzarci se sia meglio il reddito o il capitale, è più interessante soffermarci su come la presenza o assenza di uno o dell'altro ci vadano a condizionare in termini di spesa e di comportamento sui mercati finanziari. Al fine di rendere una trattazione completa dell'argomento, seguirò un preciso schema che parte dallo scenario di reddito e patrimonio nulli e arriva allo scenario idilliaco di reddito e patrimonio elevati. Andiamo con ordine. Nel caso estremo di un individuo privo sia di reddito che di capitale, c'è poco da dire. Il comportamento dello stesso sarà tendente alla sopravvivenza. Tale condizione è tipica di un giovane studente che non ha né consistenze patrimoniali né un reddito. La sua sopravvivenza è determinata dall'aiuto di terze figure, quali ad esempio i genitori o altri familiari. Nel caso invece in cui un individuo dispone di un reddito ma non ha una consistenza patrimoniale, la propensione alla spesa sarà tendenzialmente più elevata di un individuo che ha un patrimonio ma non un reddito. Tale considerazione deriva dal fatto che la certezza di avere flussi ricorrenti in ingresso fa percepire all'individuo una maggiore spesa come un minor risparmio e non come una dilapidazione del patrimonio. A livello di profilo di rischio sui mercati, il fatto di non avere un patrimonio e la certezza di avere flussi porta l'individuo a propendere verso profili di rischio più aggressivi. Passiamo invece ora al caso di un individuo che non dispone di un reddito, ma ha una certa consistenza patrimoniale che gli permette di vivere di rendita. Da un punto di vista di spesa, tale individuo, non avendo la certezza di flussi di cassa ricorrenti derivanti dal reddito, tenderà ad una riduzione delle spese, portando il livello di spesa ben al di sotto delle proprie reali possibilità. Tale comportamento è derivante tendenzialmente dal timore di andare a ridurre il proprio patrimonio, che una volta esaurito potrebbe portare l'individuo in una condizione di difficoltà. Sui mercati di un tale individuo sarà molto prudente, in quanto la paura di dilapidare il patrimonio è elevata e si è consapevoli di non avere la forza di ricrearlo. Tale condizione è tipica di chi eredita importanti somme e fa magari un lavoro normale, quindi dove il reddito è quasi non considerabile. L'ultima casistica è quella di un individuo che ha sia buone capacità reddituali sia una buona consistenza patrimoniale. Tale situazione è tendenzialmente idilliaca, con le spese che vengono sostenute entro i limiti del reddito, senza troppi pensieri, e allo stesso tempo il profilo di rischio sui mercati che non è minato dal timore di poter perdere tutto perché c'è comunque un risparmio mensile. Le quattro casistiche presentate possono essere riassunte in questa tabella. Tra tutte le casistiche presentate, escludendo il caso estremo di zero patrimonio e zero reddito, che è la situazione tipica di un giovane che deve ancora entrare nel mondo del lavoro, la casistica che merita di essere approfondita perché più difficile in termini di gestione è quella del zero o basso reddito e elevato patrimonio. Tale casistica è tipicamente rappresentativa di individui che hanno ereditato o vinto una grossa somma e si trovano a dover gestire un patrimonio che è di qualche ordine di grandezza più grande rispetto ai loro flussi reddituali. Una gestione efficiente di tali situazioni parte dalla determinazione del livello di spesa dell'individuo e dal grado di copertura delle spese correnti con i flussi di reddito. A tale fase poi segue la determinazione dell'eventuale gap esistente tra livello di spesa coperta dal reddito e livello di spesa da coprire mediante l'utilizzo del patrimonio. Una volta comprese le esigenze di spesa dell'individuo, occorre valutare se, mediante un'allocazione prudente e equilibrata del capitale, è possibile generare flussi di cassa ricorrenti in grado di coprire le spese senza intaccare il patrimonio.
L'implementazione di una allocazione efficiente del patrimonio è quindi fondamentale al fine di avere flussi di cassa in grado di coprire le spese e al contempo preservare il patrimonio senza dilapidarlo per coprire le spese correnti. Molto spesso seguire queste semplici logiche di gestione del patrimonio risulta essere complicato per quegli individui che, ereditata magari un'ingente somma, alzano conseguentemente il proprio tenore di vita, non consapevoli del fatto di non potersi permettere tale tenore di vita semplicemente con il loro reddito, al di sotto quindi delle spese correnti. Succede talvolta anche il contrario, cioè di persone che ereditano delle disponibilità molto importanti e non le utilizzano, non le considerano proprie e sostanzialmente continuano a vivere come se quelle disponibilità non le avessero. Anche questo è un comportamento irrazionale, perché nel momento in cui ho un patrimonio che con una redditività modesta permette comunque di generare dei flussi di cassa che mi aiutino a vivere meglio, non è sensato non andarli effettivamente a sfruttare. È fondamentale rendersi conto in quale dei quattro quadranti della tabella ci si trovi e poi in funzione di questi si facciano delle scelte ponderate. Ovvio che se io sono caratterizzato ad avere un reddito molto elevato, allora conseguentemente il mio profilo di rischio sui mercati è più semplice che sia più aggressivo, perché ho sempre nuova liquidità per mediare i prezzi e per entrare in modo efficace sui mercati. È anche ovvio che se ho delle disponibilità ereditate molto più grandi di ciò che sono in grado di gestire, sono sicuramente influenzato da avere un profilo di rischio più contenuto, perché non posso permettermi di perdere o dilapidare quel patrimonio, e la gestione emotiva di quel patrimonio, che non è stato creato poi direttamente magari da me, è sicuramente più complessa. Detto ciò, avere una buona idea della propria situazione e comportarsi di conseguenza permette di vivere adeguatamente alle proprie possibilità, quindi senza fare delle rinunce inutili, ma soprattutto non vivere oltre le proprie possibilità, permettendo di avere un approccio sui mercati e una gestione del proprio patrimonio efficace ed efficiente. In conclusione, quindi, la distinzione tra reddito e patrimonio e la comprensione delle tendenze di comportamento degli individui nei vari scenari presenti può essere molto utile per permetterci di capire il comportamento degli individui e la condizionata propensione al rischio a seconda della propria condizione reddituale patrimoniale. In un'attenta pianificazione nella gestione dei propri flussi di reddito risparmiati o nella gestione del patrimonio accumulato o ereditato deve essere considerata la propria emotività a seconda della condizione in cui si è, senza che tale emotività conduca a scelte del tutto irrazionali. Se per un giovane in fase di avviamento della propria vita lavorativa il focus deve essere sul reddito e sui flussi di ingresso generati, per una persona meno giovane che ha accumulato un certo ammontare di patrimonio grazie ad importanti flussi reddituali, il focus deve essere riposto su un'efficace gestione dello stesso. Gestione che permette di mantenere il tenore di vita raggiunto negli anni. Spero che questo contenuto sia stato utile. Se ci fossero domande circa l'argomento, puoi farle nei commenti. Lascia un like e iscriviti al canale se non lo avessi ancora fatto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ti ringrazio per l'attenzione.